Ueddi, Anna Tedesco sente ancora Giorgio Manetti dopo l'addio al trono over. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Le ultime novità svelano che Anna Tedesco ha rilasciato un'intervista a un noto settimanale, dove ha fatto una confessione su cancelletto Giorgio Manetti. Uomini e Donne, Anna Tedesco svela i motivi dell'addio al trono over cancelletto Uomini e Donne è tornato dopo la pausa per la prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi, il conduttore stroncato da un male inoperabile al cervello. Mediaset aveva deciso di sospendere i programmi di intrattenimento, per rendere omaggio al grandissimo presentatore dell'eredità. Nell'ultima puntata del Trono Over abbiamo visto Tina Cipollari e Gianni Esperti continuare a battibeccare con Gemma Galgani nonostante questa pausa forzata. La bionda torinese ha chiuso la frequentazione con Riccardo, mentre si è sentita l'assenza di Anna Tedesco tra il parterre femminile. La dama umbra ha preferito abbandonare il dating show dopo una segnalazione di Federica. La donna aveva sostenuto che c'era del tenero tra Anna ed il gabbiano. Infine Anna Tedesco ha rilasciato un'intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, dove è tornata a parlare di Giorgio. Ma andiamo a svelare cosa ha detto. Gossip Ueddi, Anna Tedesco, nuova confessione su Giorgio Manetti. Le novità di Uomini e Donne svelano che Anna Tedesco, l'ex dama bionda del trono over, ha confessato al rotocalco curato da Gabriele Parpiglia, di aver preferito abbandonare Uomini e Donne dopo alcune segnalazioni non vere sul suo conto. Secondo la Tedesco i baci scambiati con il Manetti risalirebbero a 3 anni fa. Infatti ha ammesso di non aver mai nutrito un interesse sentimentale per Giorgio, con il quale non sarebbe mai scattata alcuna scintilla. Inoltre ha dichiarato di non aver mai considerato Federica Pirri, la quale anzi non la tollerava solo perché Giorgio aveva preferito lei. Poi ha riferito di essersi sottoposta alla rimozione di 2 noduli alle corde vocali, che le impediscono ancora di parlare correttamente. Inoltre, la donna ha rivelato di essere rimasta in contatto con Giorgio Manetti. Un'affermazione che ha fatto ben presto il giro di tutti i social network. Infine, ha lasciato aperta la porta ad un ritorno ad Uomini e Donne, tornare? Oggi rispondo di no. Magari in futuro sì. Sempre se mi vorranno di nuovo. Per sapere le nuove notizie sul mondo di Uomini e Donne vi basterà continuare a seguire il sito Blasting News.